La prima lista dovette essere scartata. Era chiaro che nell'Alto Tamigi non avrebbe mai potuto navigare una barca grande abbastanza da contenere tutte le cose che avevamo considerato indispensabili. Strappammo la lista e ci guardammo. George disse: «Sapete, siamo sulla strada sbagliata. Non dobbiamo pensare alle cose che ci sarebbero utili, bensì soltanto a quelle di cui non possiamo fare a meno». Certe volte George si rivela decisamente ragionevole, sorprendente. Secondo me si tratta di vera e propria saggezza, non soltanto per quanto concerne il caso contingente, ma più in generale in riferimento al nostro viaggio lungo il fiume della vita. Quante persone lungo questo viaggio riempiono la barca fino a rischiare di farla affondare di cose sciocche, che pensano essenziali al piacere e al comfort, ma che in realtà sono soltanto inutile zavorra. Come riempiono la povera piccola imbarcazione fino all'albero di bei vestiti e grandi case, di domestici inutili e di una miriade di amici alla moda, ai quali non importa un fico secco di loro e dei quali a loro importa ancor meno. Di costosi divertimenti, che non divertono nessuno, di formalità e mode, di finzioni e ostentazioni, e di, oh, la più pesante, la più folle delle zavorre, della paura di che cosa penserà il vicino, di lussi che possono soltanto nauseare, di piaceri che annoiano, di vuote mostre di sé che, come la corona ferrea del criminale di un tempo, fanno sanguinare e tramortiscono il capo dolorante che la porta. È zavorra, uomini, tutta zavorra. Gettatela fuori bordo. Rende la barca così pesante che remare vi sfinisce. La rende così lenta e pericolosa da manovrare che l'ansia e la preoccupazione non vi concedono mai un attimo libero e non avete mai un momento di riposo per sognare pigramente, mai un momento per osservare le nuvole che sfiorano le onde spinte dal vento o i scintillanti raggi di sole che giocano con le increspature o i grandi alberi sull'argine che si curvano per fissare la loro immagine riflessa o il bosco tutto verde e oro o i gigli bianchi e gialli, o i giunchi che ondeggiano scuri, o i falaschi, o le orchidee. Oh, gli azzurri, non discordar di me. Liberatevi dalla zavorra, uomini. Lasciate che l'imbarcazione della vostra vita sia leggera, carica soltanto di quello di cui avete bisogno. Una casa accogliente e qualche semplice piacere. Un paio di amici degni di questo nome, qualcuno da amare e che vi ami. Un gatto, un cane e uno o due pipe. Cibo e indumenti a sufficienza e da bere in abbondanza, perché la sete è una compagna pericolosa. La barca sarà più facile da governare e non sarà tanto soggetta a capovolgimenti, e se si capovolgerà non sarà così grave. La merce semplice e di buona qualità sopporta un bagno. Avrete tempo per pensare, oltre che per lavorare, tempo per scaldarvi al sole della vita, tempo per ascoltare le melodie eoliche che il vento divino trae dalle corde del cuore umano, tutto intorno a noi. Tempo... Scusate tanto. Divagavo.